Ciao a tutti da Svapo Forniture e da Matteo, bentornati sul nostro canale YouTube. Nell'ultimo video vi ho presentato uno starter kit, il Suorin Air Starter Kit. Oggi vi presento un altro starter kit, ma di casa Elif. Un prodotto interessante, la iCare Solo. La prima iCare era un piccolissimo dispositivo automatico, quindi bastava tirare, come la Suorin Air Starter Kit, bastava tirare per attivare il circuito e quindi svapare. Con l'iCare Solo Elif riintroduce il pulsante, scelta a mio avviso buona, decisamente azzeccata. Ora, due dati prima di andare a vederla nei particolari: 10,5 cm di altezza, 18 mm di larghezza per 11 mm di profondità, solo 31 grammi di peso, 320 mAh di batteria, 1,1 ml di capienza del serbatoio e una coil da 1,1 ohm con un range di utilizzo fra i 5 watt e i 15 watt. L'iCare Solo era da un massimo di 15 watt, quindi l'accoppiata ovviamente perfetta. Disponibile in varie colorazioni: nero, bianco, oro, rosso o ciano, i classici colori dell'iCare, anche quella vecchia aveva queste colorazioni. Ora andiamo a vedere nei particolari e poi la proviamo e un paio di considerazioni. Bene, vediamo l'iCare da vicino. Questa è la scatola in cui vi arriva, ovviamente immagine del prodotto sul fronte, specifiche, seriali e scratch code. Aprendo la scatola troviamo l'iCare nel piano inferiore, manuale con sezione in italiano, due coil, di cui una ovviamente è stata usata perché è inserita nell'iCare e quella di scorta, e il cavo USB per la ricarica. Andiamo a vedere l'iCare. Design pulito, dispositivo semplicissimo, composto da solo 4 pezzi. Drip tip, l'aria viene presa da quei due forellini sui fianchi, in pratica dove si congiungono drip tip e corpo, quindi drip tip. Per cambiare la coil e caricare la vostra iCare semplicemente togliete il drip tip, afferrate la testa qui del camino e svitate. Voilà, usciranno il camino stesso con attaccata la coil, un po' in stile aio per intenderci. Da lì dentro versate il vostro liquido, mi raccomando arrivate a quel segno a metà serbatoio che è il livello massimo di liquido, reinserite il tutto, stringete fino in fondo dentro il drip tip e siete pronti a svapare. Ovviamente vi ricordo, quando cambiate la coil, quindi ne montate una nuova, ricordatevi di inizializzarla. Per inizializzare una coil come si fa? Prendiamo quella di scorta nuova. Semplicemente il liquido viene pescato da quei forellini sul fianco. Quindi semplicemente prendete il vostro liquido che intendete svapare e ne mettete qualche goccia lì, aspettando che si assorba. In questo modo voi avete inizializzato correttamente la coil, altrimenti potete versare 3 gocce direttamente al centro della coil, proprio 3 goccioline lì al centro. Aspettate poi, una volta ovviamente rimontata la coil e inserita nel serbatoio, aspettate quei 2-3 minuti e la coil è pronta da utilizzare. Non avrete i dry hits, quindi o meglio non bruciate la coil. Ora torniamo in vista larga e facciamoci due chiacchiere su questa iCare Solo. Bene, rieccoci qui. Proviamola subito. La produzione di vapore e l'aroma di questa iCare sono assolutamente buoni e assolutamente, diciamo così, consoni al tipo di dispositivo e al target. Poi parleremo anche di questo. Proviamola prima. Il tiro è molto morbido, molto piacevole, l'afflusso di aria è giusto e restituisce un vapore con un piacevole calore, è giusto, è veramente tutto calibrato. Ovviamente questo dispositivo si rivolge a persone che o si stanno staccando dal fumo tradizionale per
arrivare al fumo digitale, insomma alla sigaretta elettronica, o che si sono appena allontanati dal fumo tradizionale. Quindi cerca in tutto e per tutto di ricreare quelle sensazioni, compreso anche il calore del vapore. L'ergonomia è ottima, pro e contro. Pro, come vi dicevo, la portabilità, 31 grammi, minuscola, sta veramente in una mano. Il drip tip non solo è fondamentalmente il pezzo di design, ma anche molto piacevole da utilizzare. I 31 grammi di peso la rendono leggerissima. Contro, se vogliamo metterlo fra i contro, la batteria da 320 mAh, un po' ridotta. Teniamo presente che quella capacità di batteria con una coil da 1,1 ohm significa circa la possibilità di fare circa 200 svapate, 200 tiri. 200 tiri equivalgono a una decina di sigarette tradizionali, quindi chi fuma una decina di sigarette troverà nella iCare Solo un'ottima compagna per una giornata di svapo. Una volta esaurita la batteria tra l'altro, lo stato di carica della batteria è dato da questo LED posto sul fianco, da 100% a 16% il LED è verde, da 15% a 6% il LED è giallo, da 5% in giù il LED è rosso. Per caricarla ovviamente micro USB, cavetto micro USB fornito in dotazione dalla iLeaf, lo inserite nella porta qui sul fianco. iLeaf stessa consiglia una carica a 1 A. Una volta completata la carica siete pronti per svapare di nuovo. Ovviamente la carica per caricare 320 mAh servirà veramente poco tempo. Un'altra svapatina. Rende bene, è veramente piacevole da usare. Ora, io vi consiglio l'utilizzo di liquidi con un grado di nicotina relativamente alto. Per fumatori leggeri 6-9, per fumatori un po' più pesanti dal 9 in su. E soprattutto vi consiglio l'utilizzo di liquidi con basi 50-50 con una percentuale di acqua, quindi le 50-45-5. Questo aiuta le coil che hanno dei fori, l'abbiamo visto prima nei dettagli, che hanno fori veramente piccoli, ad alimentarsi al meglio. Detto questo, direi che ho detto tutto su questo semplicissimo dispositivo. Consigliata ovviamente, come dicevo prima, a chi si avvicina al mondo della sigaretta elettronica o per chi ormai è esperto cerca un dispositivo minuscolo e assolutamente portarti un dispositivo anche di backup, perché no. Alla prossima, grazie per averci visto, iscrivetevi al canale, andate sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook. Alla prossima.